Un defibrillatore salvavita nella centralissima piazza San Francesco, punto strategico della città di Salerno, fondamentale in caso di arresto cardiaco. Continua l'iniziativa Piazza del Cuore, fortemente voluta dal consigliere di Giovani Salernitani DEMA, Dante Santoro. Dopo quello pubblico disposto in una nicchia dell'atrio posteriore della chiesa di Santa Maria de Martires a Torrione, questa mattina c'è stata l'inaugurazione della seconda Piazza del Cuore, con l'installazione di un defibrillatore pubblico nei pressi di Piazza San Francesco, precisamente sulla parete che porta all'omonima chiesa. L'iniziativa è resa possibile grazie ai fondi raccolti con i memorial in ricordo dei due giovani salernitani scomparsi prematuramente, Antonio Ciccarelli ed Ivan De Simone, al contributo della pizzeria Dori Pizze Salerno. Dopo Torrione, anche la zona centro di Salerno avrà un presidio di prevenzione raggiungibile in soli 5 minuti da un agglomerato di circa 3.000 abitanti, riducendo così in pochi minuti la possibilità di intervento. In caso di emergenze per arresto cardiaco si possono salvare vite umane, ha dichiarato il consigliere Dante Santoro. Qualche mese fa iniziamo questa missione di prevenzione, proprio per rimettere al centro del vocabolario cittadino una parola che ormai non viene più utilizzata dalla politica. È calcolato in Italia che se avessimo defibrillatori pubblici in ogni piazza si potrebbero salvare più di 10.000 vite umane all'anno. E noi portiamo avanti questa missione installando appunto defibrillatori pubblici, ovvero raggiungibili da circa 30.000 abitanti in meno di 5 minuti. Oggi veniamo nella zona del centro, abbiamo appunto inaugurato la seconda piazza qui vicino Piazza San Francesco. Il tutto a costo zero per i cittadini, quindi anche un miracolo organizzativo con raccolte fondi organizzate dagli amici di Antonio Ciccarelli, un gruppo di attivisti cittadini che ricordano purtroppo la scomparsa di un giovane che ci ha lasciato troppo presto proprio per arresto cardiaco. E quindi si porta avanti un messaggio di incoraggiamento ma anche un'azione concreta per la cittadinanza, quindi vogliamo che si sappia. Anche il centro oggi ha una piazza cardioprotetta. E faremo anche la formazione di cittadini ed esercenti della zona per prepararli al primo soccorso, perché per noi il diritto alla salute e il diritto alla prevenzione deve essere una priorità e non un lusso concesso a pochi cittadini. Quindi la nostra missione va avanti, le piazze del cuore continueranno perché noi vogliamo rendere Salerno una città cardioprotetta.